Buon pomeriggio cari amici, bentrovati a Metropolis, come sempre prima parte dedicata all'attualità politica con le vaccinazioni anti-Covid e con quanto sta accadendo anche nel mondo della scuola. Seconda parte invece ci occuperemo oggi dei nostri amici a quattro zampe, sarà con noi un educatore cinofilo per dare i consigli migliori per chi ha cani e gatti. Allora, iniziamo con l'attualità politica. Dunque, in studio abbiamo Carmela Rozza, consigliere regionale del Partito Democratico. Carmela, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Collegata via Skype, Chiara Valcepina di Fratelli d'Italia. Chiara, anche a te, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, restando sull'attualità politica, possiamo dire che cosa è successo. Ebbene, è successo che il famoso coprifuoco resterà dalle 22 alle 5 del mattino. La Lega ha tentato di posticipare questo, ma in Consiglio dei Ministri non è passata, è passata la linea appunto di mantenere l'attuale coprifuoco. Anzi, il Premier Draghi ha detto: fatico a capire, avevamo preso insieme le decisioni. E per questo Salvini, insomma la Lega, non hanno votato il decreto e si tratta per molti del primo incidente a livello di governo. Tra l'altro è anche pronta la bozza del recovery plan, ben 72 miliardi per ferrovie, digitale e altre opere. Dunque io vorrei partire proprio, abbiamo qui Carmela Rozza, battagliera consigliera del PD. Allora, il coprifuoco resta dalle 22 alle 5, anche se da lunedì molto probabilmente la Lombardia diventerà zona gialla e di conseguenza ci saranno parecchie aperture. Naturalmente molti ristoratori, negozianti, bar così speravano di poter rimanere più aperti, anche se ribadiamo si potrà andare solo nei tavolini all'aperto e non all'interno, quindi questa naturalmente è un'altra limitazione. Volevo sapere la tua opinione su questo fatto, coprifuoco resta alle 22 e questa chiamiamola prima spaccatura in seno al governo. Che la Lega giochi la partita facendo finta di non stare al governo, questo è chiaro a tutti, è un metodo salviniano di stare nelle cose. Che però c'è un Consiglio dei Ministri settimana scorsa che assume una decisione con i voti favorevoli dei ministri leghisti, è inaccettabile che si rimetta in discussione una decisione presa solo perché la Lega ha paura dell'opposizione che fa Fratelli d'Italia, perché di questo stiamo parlando. Certo. Ora, siccome parliamo di un virus, qui non c'è una visione di destra o di sinistra sul virus. Il virus è il virus, dobbiamo liberare l'Italia, l'Europa e spero il mondo dal virus. Questo è il punto. Ora, si sta facendo un azzardo, l'ha detto bene il presidente Draghi, e stiamo correndo un rischio ragionato, ma si sta correndo un rischio. Per questo addirittura sulle zone gialle sono aumentate le regole rispetto alle zone gialle come le conoscevamo prima. Perché? Basta guardare i numeri della Lombardia. Ieri 2000 infetti, cioè, quasi 700 persone in rianimazione, 75 morti. Se per caso riparte, aumentano le infezioni, dalla zona gialla precipitiamo alla zona rossa. Io non credo che facciamo un favore ai commercianti e ai ristoratori a farli riaprire e poi dopo 15 giorni, un mese, farli chiudere. Io addirittura però accetto la mediazione del governo, sapendo che stiamo correndo un rischio, avrei preferito chiudere un mese, vaccinare quel mese e poi riaprire senza tornare più indietro, perché se io ho fatto la prima dose come ha fatto l'Inghilterra almeno il 50% della popolazione, poi posso riaprire in sicurezza anche togliendo restrizioni. Certo, c'è il più grosso tema dei vaccini che speriamo arrivino in numero adeguato. Arrivando, cioè noi abbiamo l'opportunità, per questo avrei fatto questa operazione, perché adesso i vaccini ce ne stanno arrivando ogni settimana quantità importanti, tant'è vero che anche la Lombardia ha aumentato il tasso di vaccinazione. Certo. Chiara Valcepina, intanto Fratelli d'Italia, leggo sui giornali, ha visto positivamente questa prima rottura in seno al governo tra Lega e il resto, ma al di là di questo tema tipicamente politico e partitico, insomma questo discorso del coprifuoco, ecco, tu sei d'accordo alla fine che resti così o eri tra quelli che preferiva un allungamento dell'orario?
Beh, no, nessuno delle due in realtà. Fratelli d'Italia è contrario al coprifuoco perché non ha nessun senso e non ha nessun valore di tipo medico, scientifico. Peraltro, mi sembra che emerga anche un controsenso all'interno proprio del ragionamento che fa il governo e i loro rappresentanti. Si tenta di far riprendere, ripartire le attività economiche, ma si lascia il coprifuoco alle 10 di sera, quindi sono due fattori in contraddizione fra di loro. Il problema è che la limitazione della libertà personale è una limitazione pericolosa, è una violazione del principio costituzionale di potersi muovere che non ha senso nel momento in cui ci sono altre misure che possono sopperire al rischio di diffusione del contagio. Mi sentite? Certo, stiamo sentendo. Ah, ecco, no, scusate che ho avuto una interruzione. Quindi dicevo, la posizione in realtà non è un problema di allungare o restringere. Ovvio che a livello pratico le 23 è meglio delle 22, ma il problema è un problema di fondo. Che senso ha il coprifuoco e quindi impedire a una persona di uscire a prendere un po' d'aria dopo le 10 di sera o di tornare perché magari alla fine del lavoro è andata a trovare i genitori anziani a portargli la spesa nel momento in cui riaprono le attività. Peraltro, dilazionando nel tempo le attività, si poteva consentire a chi ha dei tavolini fuori di evitare il concentramento di troppe persone, quindi di fare più turni, di poter lavorare veramente perché anche qui c'è una difficoltà reale che è quella che non tutti i locali hanno la possibilità di avere i tavolini all'aperto. Anche C'è perché una differenza fra Chiara, luoghi, clima. diciamo anche che l'Italia è lunga, da Trapani a Bolzano ci sono molte situazioni Tanti al differenti. volo. E quindi al nord, ad esempio, mi immagino un posto anche così di montagna, il tavolino fuori, è evidente che è poco sfruttabile, senza contare le grandi città dove c'è una difficoltà oggettiva a riuscire ad avere spazi all'aperto, oggettiva proprio. Quindi limitare il movimento alle persone alle 10 di sera è in netta contraddizione con quello che vorrebbe essere il messaggio che si dà di ripresa e di riapertura. Al di là del discorso poi più profondo che è quello di lesione proprio di un diritto costituzionale che è ammissibile laddove ci siano delle ragioni valide e ci sono state, c'è stato il primo lockdown dove nessuno ha messo in discussione il fatto che il diritto alla salute venga prima di altri diritti, ma quando si lede un diritto costituzionale bisogna che ci siano le ragioni più che valide. In questo caso non c'è nessun senso. Fratelli d'Italia ha denunciato in tutti i modi l'assenza di ragionevolezza rispetto a questo provvedimento che rimane senza risultati. Il divieto di assembramento è un divieto che prescinde dall'orario. Quindi se dalle 10 o un minuto c'è qualcuno che si assembra su un marciapiede, è vietato come lo era alle 21:59 e bisogna responsabilizzare i cittadini e non dettargli delle regole che non abbiano senso, perché poi non vengono percepite e a quel punto c'è liberi tutti, insomma. Ecco, ricordiamo un attimo che ieri in Lombardia sono stati più di 2.000, 2.095 i nuovi positivi, 531 Milano Provincia, 214 Milano Città. Fortunatamente, come dire, diminuiscono i ricoveri ospedalieri, meno 117 in tutti i reparti e meno 8 per quanto riguarda le terapie intensive. Attenzione, primo, tanto i diritti costituzionali, qui nessuno, cioè stiamo sempre applicando il principio del diritto alla salute e il rischio si corre proprio perché stiamo tentando di convivere tra il principio del diritto alla salute e il diritto di vivere la propria vita. Certo. E questo è il rischio vero che si sta correndo. Ma anche quando si dice che sono diminuite le terapie intensive. In realtà ieri ne sono stati ricoverati più 25 in terapia intensiva, perché i 75 morti escono dalle terapie Certo. intensive e ne entrano altri. Quindi il tema che siamo Sì, lì fuori, la statistica è un io pochino. sarei d'accordo con la collega di Fratelli d'Italia se avessimo 5 ricoveri in terapia intensiva e 10 infetti. Certo. Ma quando ne ho 2.075 morti e altri 25 entrati in terapia intensiva e non possiamo né operare, perché in questo momento sono bloccate le interventi chirurgici, eh?
Noi facciamo solo interventi urgenti perché le rianimazioni sono impegnate per il No. Covid. Noi non stiamo visitando e non sto facendo screening neanche preventivi alla popolazione perché i reparti sono intasati da ricoveri Covid, perché 2000 ricoveri infetti, sono 2000 infetti, non sono 4. Quindi i principi costituzionali che io condivido in toto, oggi c'è la condizione per cui prevale il principio costituzionale di garantire la salute. Quando abbiamo vaccinato anche i sessantenni, potremmo cominciare a ragionare perché a quel punto le persone a rischio sono state messe in tutela. Per questo dicevo, il tema era troviamo lo strumento per soffocare il virus. Allora, se vogliamo la riapertura, dovevamo chiudere, vaccinare tutti e poi la riapertura totale, come sta avvenendo in Inghilterra. Sì, però, Ecco. non è però il coprifuoco la soluzione a questa argomentazione. Sono io la prima a dire che il diritto alla salute viene prima di tutto, ma non è il coprifuoco Si che evita il siete bravi a contagio. dire di no, Saranno, ma non ho se capito qual sarà. è la proposta, però. Allora le dico subito qual è la proposta, perché il punto di equilibrio va trovato rispettando anche il diritto alla sopravvivenza economica delle persone. Ma Il certo, ma rimedio non non è chiudere alle aperture e ore 10, richiusure che volete voi. La soluzione non è chiudere alle ore 10 le persone in casa, ma ad esempio fare in modo che il distanziamento, che è l'unico principio che mi sembra che sia condiviso da tutti, sia quello che può evitare il contagio, venga realizzato in tutti quei momenti cruciali. Per esempio, sui trasporti non è stato fatto nulla. E allora è legittimo che la gente si accalchi su una metropolitana, però non possa fare il giretto alle 10 e un quarto. Soprattutto a luglio, perché ricordiamoci che l'hanno prorogato al 31 di luglio, c'è gente che vive in mono e bilocali e non può alle 10:30 di sera fare un giro nella propria città sotto distanziato. Il principio è In un quello bilocale. del distanziamento. Quindi non me lo spieghi a me cosa significa stare chiusi in casa in un bilocale. Ma non è Ecco. che evita il contagio stare chiusi in casa, evita il contagio salire Da sui questo mezzi punto di vista, sicuramente. pubblici, e non avere il distanziamento. Non sono stati potenziati che avrebbero potuto anche dare Mi un minimo scusi, le di ossigeno alle ditte private che avevano metropolitane sono quelle, trasporti. non è che posso mettere nuovi treni sulla Si metropolitana, perché se possono ho già una sintonizzare i corsa trasporti. ogni 3 minuti non posso aggiungere neanche vagoni. Sono stati, per esempio a Milano, sono stati aumentati tutti i vagoni, come peraltro sulla storia dei locali che non hanno gli spazi fuori, non so negli altri comuni, ma il comune di Milano è stato il primo a dare deroghe totali a tutti i locali, anche quelli che non hanno il bagno, Certo, però. di mettere tavoli fuori. Addirittura anche la piccola botteguccia può mettere tavoli fuori. Quindi le soluzioni per creare le condizioni ci sono. Il Comune di Milano gratuitamente ha concesso già da marzo scorso, marzo 2020, spazi esterni aggiuntivi a tutti i locali, Non ho dubbi. derogando tutte le regole. L'unica regola Ma io vorrei. lasciata è la sicurezza nel rapporto strada-marciapiede. Il resto è stato tutto derogato proprio per Non è esattamente agevolare i così. commercianti e per farli lavorare. Qui non c'è nessuno che è contro il lavoro dei commercianti. Qui dobbiamo trovare le soluzioni per, ripeto, per soffocare il virus, che il nemico è il virus, non il coprifuoco alle 10 di sera. Ecco, tra poco vi voglio Ma se sentire il anche coprifuoco non su. è una soluzione. Tra poco vorrei sentirvi anche sulle scuole, c'è questo arrivo dei test salivari che potrebbero dare un bel contributo e poi anche il discorso del pass per viaggiare per motivi di turismo. Ci fermiamo qualche istante per una fascia pubblicitaria. Comunque io sono qua, non mi scappo, mi puoi usare fin quando ti servo. Eccoci qui, seconda parte con Chiara Valcepina di Fratelli d'Italia, collegata via Skype, e con Carmela Rozza, consigliera regionale del PD, qui in studio tra noi. Bene, è stato annunciato dalla Regione, dal Presidente Fontana, che a maggio partiranno i test salivari nelle scuole. È già stata fatta una sperimentazione a Bollate, in scuole elementari e medie, un primo test che ha già dato 12 ragazzi positivi. È un test molto semplice.
semplice, lo si fa in autonomia, i ragazzi ricevono questo kit, portano a casa un tampone nel quale con la saliva dura un minuto, poi viene riconsegnato a scuola e nel giro di 24-36 ore si ha il responso. Ovviamente per chi risultasse positivo scatta poi la procedura del normale tampone. Io volevo sapere un po' cosa ne pensate di questa idea, ma forse abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Mauro da Milano, un saluto a lei e agli ospiti. Buongiorno signor Mauro, prego. Sì, niente, quello che ha detto l'ospite, la signora, riguardo il virus, gli orari, le aperture, è tutto giusto. Diciamo che Salvini dovrebbe capire quello che ha detto la vostra ospite in studio, però a quanto pare io lo vedo sempre come un atto di protagonismo. Se sei della destra non devi andare a fare il collaboratore della sinistra, perché alla fine vuoi sempre dire la tua. Concludo dicendo, sempre riguardo Salvini, che un conto è fermare un barcone, non vuol dire fermare l'immigrazione. Un conto è fermare il virus in modo adeguato, come ha specificato la signora. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie del suo intervento, signor Mauro. E io riprenderei però il discorso test salivari. Ecco, Carmela, a tuo avviso è una buona idea da introdurre nelle scuole? Ricordiamo che da lunedì ripartono le scuole in aula, per le superiori ripartono al 100% solo le quinte, mentre dalla prima alla quarta si riparte ancora col 50-60% di presenza e poi con gradualità. La Lega è molto divertente, perché noi abbiamo presentato una mozione in consiglio regionale che diceva usiamo i test salivari nelle scuole e ce l'hanno bocciata. Adesso apprendo con piacere, quindi siamo più che d'accordo, però non siamo d'accordo a fare l'annuncio fatto così, perché abbiamo un piccolo particolare che Fontana non dice, vanno prodotti, perché i kit che abbiamo sono quelli sperimentali e io sono molto orgogliosa che un'università pubblica, l'università statale, ha prodotto questo risultato, ma adesso deve essere prodotto, perché per dire le usiamo a maggio in tutte le scuole, ce ne vogliono in quantità. Vogliono tanti. E quindi d'accordo, con forza, man mano che si producono, usiamoli in tutte le scuole. Detto questo, però, si fa un errore gestionale che fa la Regione Lombardia da sempre, compresi con i sierologici e anche con gli antigenici. Perché quando io in una scuola becco 12 ragazzi positivi con il salivare, il tampone lo devo far fare a tutti. Perché comunque c'è un margine di errore, per cui quello mi dà la segnalazione che in quella comunità sta circolando il virus. Se voglio isolare veramente gli infetti, poi devo passare con quello tradizionale a tutta quella comunità. Si fa così. Purtroppo la Regione Lombardia si ferma sempre al primo step e non fa mai il secondo, e ancora io non ho capito perché. Sentiamo Chiara Valcepina, la tua idea di questi test salivari devono essere introdotti su larga scala. È chiaro che la prevenzione è importantissima, la mappatura del virus è il primo passo da fare per impedirne la circolazione. Le scuole sono il terreno dove monitorare la situazione, anche perché ricordiamo il diritto allo studio è un diritto veramente fondamentale e bisogna preservarlo il più possibile. Quindi ben vengano tutte quelle forme di prevenzione che non sono solo i test salivari, di cui ecco, tecnicamente non saprei diciamo quali sono anche le percentuali di certezza, di falsi positivi, questo non lo so, per cui vero che poi ci deve essere il passaggio successivo, se fosse con test positivo, dei sierologici, ma mi sembra dei tamponi, dei molecolari, ma mi sembra che ormai la regione si sia assolutamente assestata su un numero su una capacità di fare test assolutamente adeguata. Quello che poi va implementato è la prevenzione anche a livello di a reazione. Noi abbiamo più volte formulato anche al governo queste proposte, cioè di fare dei sistemi di a reazione che consentano la permanenza in classe in sicurezza. Quindi un giudizio è sicuramente positivo e lo vedremo soprattutto a partire da settembre, sarà sicuramente una dei supporti, dei sussidi fondamentali per garantire la frequenza scolastica. Ecco, volevo anche introdurre l'argomento, insomma è una cosa che ci sta a cuore un po' a tutti, che da stasera, dalla mezzanotte,
potranno essere prenotate le vaccinazioni per la fascia da 60 a 64 anni, stiamo parlando di 1.200.000 persone, forse qualcosa di più, e quindi si arricchisce la platea di quelli che possono raggiungere la vaccinazione. Dobbiamo dire anche che Regione Lombardia ha parlato di un record sulle 65.000 vaccinazioni in un giorno, anche se l'obiettivo, dicono, è quello di raggiungere le 100.000 entro un paio di settimane. Qui abbiamo parlato molto della storia del portale Aria, delle cose che andavano male, via dicendo. In questo momento sembra tutto marciare un po' con una velocità differente rispetto a prima. Speriamo, confidiamo nell'arrivo dei vaccini. È stato detto che dal 6 maggio arriverà 1.300.000 nuove dosi di varie tipologie di vaccini e noi ci confidiamo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego, l'ascoltiamo, se vuol dire fare una domanda o fare una considerazione. Una domanda alla signora del PD. Sì. Prego. Mi dica. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io la sto ascoltando già adesso. Quando è iniziata la pandemia, ma voi dove eravate? Cioè, io sento tante belle cose che dice, però dove eravate? Allora c'erano le elezioni regionali dell'Emilia Romagna, avete inventato le sardine, non c'era niente. Poi cosa è successo? Dopo le sardine il vostro capo di partito è venuto a Milano sul naviglio, si è preso anche il coso, ma non c'era niente ancora, perché era il 24 di febbraio. Al 24 di febbraio, dopo, e se sono scoppiati l'odio e tutto il resto, allora sì, avete cominciato, cosa avete fatto? Niente, avete fatto tappi immuni, banchi a rotelle, quello lì come i pattini lì, poi cos'è? Ah, il cashback, 20 miliardi erotti, mi dica lei quanto costa quello che ho detto io, me lo dica quanto avete speso, con quei soldi lì eravamo già tutti vaccinati. Va bene, grazie di questo intervento. Insomma, il telespettatore polemizza su alcuni provvedimenti presi. Allora, rapidamente, perché stiamo parlando di altro. In maniera rapidissima, premesso, mi scuso ancora, ci possiamo scusare mille volte, credo che le scuse siano arrivate a tempo debito. Per l'iniziativa di Zingaretti, si è scusato Zingaretti in prima persona a marzo, io aspetto ancora le scuse di Fontana e si è passato un anno rispetto a quello che è successo in Lombardia e quindi in quella data abbiamo sbagliato e abbiamo sbagliato in tanti, lo dico io, quindi senza problemi. Secondo, se adesso e se ancora il virus è stato governato, visto che il PD ha governato sia dal 23 febbraio tutto il 2020 e sta governando ancora, vuol dire che delle cose sono state fatte, se no saremmo tutti morti o saremmo come in Brasile dove la gente non viene più curata. Quindi abbiamo lavorato, abbiamo governato, sono stati fatti degli errori, sì. Sono stati fatti degli errori nazionali? Sì. Sono stati fatti degli errori della Regione Lombardia? Sì. Gli errori nazionali sono stati identificati e ci si è scusati. In Lombardia si è fatto di tutto e di più. Io vi ricordo una cosa sola, che a 15 febbraio 2021 avevamo la giunta lombarda, tutto il centrodestra, sulle montagne a protestare perché non si riaprivano le piste da sci e dopo una settimana siamo finiti in zona rossa. E questo è stato... è la sintesi di tutto quello che mi è stato chiesto, spero di aver risposto. Chiara Valcepina, volevo sapere la tua opinione. Insomma, abbiamo detto che le cose stanno, stasera a parte la fascia 60-64 anni, le cose stanno andando meglio anche grazie all'idea, al progetto di portare tutto sul portale di Poste Italiane, prima è stata una questione disastrosa e via dicendo. Ecco, sei d'accordo che sta tutto andando meglio, potrebbe andare ancora meglio e naturalmente la speranza dell'arrivo dei vaccini? Esatto, no, sicuramente sta andando bene l'organizzazione perché Regione Lombardia ha raggiunto gli obiettivi con 2 settimane di anticipo, siamo appunto a oltre 60.000 dosi quando si era fissato. A domiciliare. 50.000, però
il discorso è anche un problema di approvvigionamento dei vaccini, per cui io auspico che continuino ad arrivare i vaccini, perché in una regione poi popolosa come la Lombardia, anche per garantire le seconde dosi, ci deve essere un flusso continuo nell'arrivo dei vaccini, e questo in realtà è stato un problema che è nato a monte, cioè partiamo dall'Europa, per cui voglio dire, la gestione sull'approvvigionamento è stata veramente disastrosa. Ecco, speriamo che, visto che il ritmo si è preso, che questa corsa continui con lo stesso ritmo, e può farlo solo se arrivano i vaccini. Direi che la struttura ormai è assolutamente oliata, però bisogna avere i vaccini e bisogna poterli somministrare tempestivamente. Penso che la regione Lombardia ormai sia una delle prime regioni anche per fasce di età. I problemi su AstraZeneca, cioè la riluttanza delle persone, la preoccupazione di molti, sappiamo anche gente in coda che quando ha saputo che c'era AstraZeneca se ne sono venuti via. Poi quanti siano le cose pavesi, il direttore generale ha parlato del 15%, la Moratti del 5%. Comunque, insomma, ci sono molte persone che, dovendo fare AstraZeneca, sono preoccupate. Secondo te va superata questa cosa? Va tenuta in considerazione? Beh, qui c'è un errore sicuramente di comunicazione, nel senso che se ci si affida a quello che è l'organizzazione che viene dall'alto, bisogna affidarsi. Io credo che il bene collettivo, il bene comune imponga che si debba arrivare, quando è il proprio turno, a vaccinarsi. Però appunto bisogna dimostrare serietà nella gestione del sistema. Io credo che il fattore comunicativo unito alla serietà della gestione eliminerebbe il problema. È un errore sicuramente di comunicazione, nel senso che se ci si affida a quello che è l'organizzazione che viene dall'alto, bisogna affidarsi. Io credo che il bene collettivo, il bene comune imponga che si debba arrivare, quando è il proprio turno, a vaccinarsi. Però appunto bisogna dimostrare serietà nella gestione del sistema. Io credo che il fattore comunicativo unito alla serietà della gestione eliminerebbe il problema della reticenza nel recarsi a vaccinarsi. Dopodiché so che sono stati messi in atto dei piani paralleli, cioè quando non si presenta una persona viene chiamato, c'è subito una lista d'attesa, quindi non c'è stato sicuramente spreco di dosi. Certo, bisogna fare una comunicazione che tranquillizzi le persone e fatti che tranquillizzino le persone, quindi nell'organizzazione si ha l'esempio migliore per poter portare la gente a vaccinarsi, mettendo subito in sicurezza, questo l'abbiamo detto dal primo giorno, le fasce più fragili. Questo è l'unico criterio, l'unica luce che deve essere presa come punto di riferimento. Sicuramente. Carmela Rozza, lo diciamo fra l'altro, Carmela Rozza ha fatto un corso, sarà volontaria nell'effettuare le vaccinazioni. La infermiera mi sembrava obbligatoria. Quindi spazierai anche in questa nuova attività. Ecco, tu cosa pensi? Quando ti arriverà qualcuno che ti dirà AstraZeneca, no, torno a casa, tu che cosa gli dirai? Beh, cercherò di convincerlo che non corre nessun rischio diverso dall'uso di qualsiasi altro vaccino, perché i vaccini sono quelli a RNA messaggero, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, sono tutti gli stessi vaccini, poi hanno elaborazioni diverse ai fini ma la sostanza non cambia, e tutti hanno più o meno le stesse controindicazioni. Poi perché si fece su AstraZeneca, si è fatto più un pasticcio comunicativo, ma già in fase iniziale sono d'accordo con la collega su questo, perché in un primo momento era stato autorizzato agli under 55 perché la ricerca sugli anziani era stata scarsa. Certo. Poi si è visto. Poi è stato portato fino ai 65. Poi fino ai 65. E poi è stato detto dai 60 in avanti. Capovolto, perché i casi che si sono verificati su donne più giovani, cioè più giovani dei 45 anni. Però se noi andiamo a guardare i casi per ogni tipologia di vaccino, hanno tutti la stessa percentuale, 1 su 1 milione. Quindi, come dire, se io salgo, la battuta che mi viene facile da dire per convincere, se lei sale su un aereo, 1 su 1 milione cade. Se lei si fa un vaccino, 1 su 1 milione cade. Tutto sta a sapere che numero sono io. Allora, il tema qual è? Che nella vita, anche quando attraverso la strada, 1 su 1 milione viene steso.
E quindi il tema è vivo sperando di non essere quell'uno su un milione, certo. Vale anche per i vaccini. Sulla regione Lombardia mi preme dire una cosa, la regione Lombardia oggi si è messa in pista perché dopo l'arrivo di Figliuolo e Protezione Civile che hanno detto alla regione così non si fa, si deve fare così, fino a quando la regione faceva di testa sua eravamo nei guai, adesso che fanno quello che dice il commissario stiamo viaggiando. Beh, è cambiata anche la situazione. No, stiamo viaggiando nell'organizzazione, perché fino a quando siamo non siamo passati sul sistema di Poste Italiane, delle prenotazioni non si capiva niente. Chiara, tu sei giovane, ti vaccinerai? Io mi permetto di dire una cosa, però, finché c'è stato Arcuri, ecco, i problemi erano altri, gli unici che hanno fatto notare al governo che questa continuità nella gestione Arcuri era assolutamente inopportuna. È stato appunto Fratelli d'Italia, quindi su questo posso anche essere d'accordo, ma il passaggio era doveroso, quindi certe direttive devono provenire dall'alto, dal governo centrale, e quindi tranquillizzare sotto questo profilo. Quando uno vede che c'è una gestione attenta, non dovremmo essere noi a discutere di vaccini, io peraltro di medicina so poco o nulla, bisognerebbe potersi fidare ed avere direttive chiare e coerenti. Questo non è avvenuto, adesso speriamo di continuare. Va bene, siamo in conclusione del nostro segmento. Ringrazio tantissimo Chiara Valcepina di Fratelli d'Italia che si è collegata con noi e speriamo di averla anche in un prossimo appuntamento, e anche Carmela Rozza qui con noi, consigliere regionale del PD, che intraprenderà anche l'attività da volontaria per vaccinare, e dunque in bocca al lupo. Grazie, spero che i cittadini gradiscano, perché la mia preoccupazione è che vedono il politico che vaccina e magari si spaventa. Certo, beh, devi vaccinare bene. Sono un'infermiera, garantisco. Allora, pubblicità, poi parleremo dei nostri amici a quattro zampe.